Allora, appunto, qui è un problema un po' particolare perché credo che ogni persona ha la sua psicologia, la sua caratterialità. Come noi ci relazioniamo con le altre persone? Ognuno può essere dall'altro, no? Alcuni è molto aperto, si relaziona con l'altro, guarda, altro è timido, sì. Quindi anche con l'angelo non si può dare una regola uguale per tutti. Però io vi dico questo, che se noi lo preghiamo, lo invitiamo ad aiutarci, ci rendiamo disponibili, come tu dici, ad aprirci a lui, allora veramente lui agisce in noi e ci fa del bene, ci apre delle strade, ci fa aiutarci a momenti difficili e si può vedere anche le piccole cose. Come ti ha fatto un incidente, caschi, come è andato mai bene? Perché non pensi che sia l'angelo di Cristo? Grazie, grazie angelo di Cristo, ti ringrazio per questo che mi avete protetto, se non andavo giù per le scale non facendo. E così per altre piccole cose. In più dobbiamo tenere conto che gioco io un'altra comunicazione angelica, oltre che per me, con gli altri angeli custodi delle altre persone che mi sono date. Capite? Io posso fare una preghierina in silenzio, anche lui che sei il suo custode, che lui custodisce, cioè da lui, che ti va affidando per la cesta, quando magari vedo quella persona triste, ma non vuole essere accostata, non vuole intromissioni, è chiuso. Oppure quando si arrabbia, parlo, non accetta, si inchina, sta zitto, invoco il suo angelo perché lo cambi, perché è così anche a me. Io mi ricordo quando andavo a scuola, adesso sono benedetto, io invocavo gli angeli custodi dei miei studenti, che è rimasto di studente anche a me, ad aprirsi, maledizione, come aiutavo il mio perché mi facesse essere chiaro, preciso, nella spiegazione. Allora mi racconto questo episodio, e un giorno dopo quando facevo scuola, prima della lezione, andavo con mia collega a Lombagnana, di Roma, un sacerdote. Perfettamente, grazie. Comunicazione con l'angelo mio.